choose you. In 100 lifetimes, I choose you. In 100 worlds, I'd find you. And I'd say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will. When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. This is more than just a wedding. This is etched into eternity. With our union, we will move mountains. We will live on our knees. 'Cause he'd choose us in 100 lifetimes. He'd choose us. In 100 worlds, he'd find us. And we'd say we do. For the rest of our lives, with all that we have, we do. And we will. When the sky turns black, he comes back, riding on the clouds. Every day and every moment, every breath we take, we choose you. Thank you.
This program is offered by Scottsdale Arabian Horse Show invites you to experience the extraordinary beauty of the Arabian horse. Bring the entire family to meet the world's most beautiful horses. Shop, eat, and have fun at the Scottsdale Arabian. E allora, signori, abbiamo ancora qualche istante in attesa del risultato finale. Abbiamo intanto il piacere di dare il benvenuto anche quest'anno al sindaco di Riccione, la dottoressa Renata Tosi, che ci ha fatto l'onore di venire a vedere il campionato finale del cavallo puro sangue arabo, che viene ospitato ormai da diversi anni qui all'Ors Riviera Resort. Quindi le diamo un benvenuto e la ringraziamo per la sua preziosa presenza. E allora, signori, abbiamo la medaglia di bronzo che ha totalizzato 9 punti ed è il numero 113, Sti Estimate. Sono 10 punti totalizzati dalla medaglia d'argento che va alla al numero 111, Mohae. Medaglia d'oro, campione italiano 2020, Jamal Dimar, con il numero 117, 16 punti di preferenza. Eccoli che entrano in campo per essere premiati. Lo sponsor di questa categoria che andiamo a ringraziare è Ama Al-Kandari, e che gentilmente concede la premiazione. A premiare invitiamo il sindaco di Riccione, la dottoressa Renata Tosi, ed il presidente Anica, l'avvocato Vincenzo Pellegrini. Signori, questo è l'ultimo dei campionati, quello degli stalloni, che ogni volta è il più atteso e ogni volta ci saluta, perché con questa premiazione si conclude la manifestazione. E innanzitutto un grosso ringraziamento a tutti voi
per il rispetto delle norme Covid, anche se l'entusiasmo a volte ci fa dimenticare le distanze, la mascherina. Ma grazie per la vostra collaborazione, come già vi è stato detto, anche per lasciare spazio un po' a tutti. Grazie a tutti veramente. Ma andiamo a ringraziare nuovamente il sindaco di Riccione, la dottoressa Renata Tosi, per la sua presenza, e le chiediamo di consegnare i trofei ai nuovi campioni italiani. Il podio, che è composto da una medaglia di bronzo, il numero 113 Sti Estimate, nato nel 2013 da Don Giovanni Jay e Vitel Javier, da Javier Jamal, Giovanna Steylars lo ha allevato, Zani Boni Roberto lo possiede ora, quindi Sti Estimate di Zani Boni Roberto, medaglia di bronzo, campionato italiano 2020. Gianluca ha sempre la musica più indicata. Andiamo a premiare la medaglia d'argento. Mohai è nato nel 2015 da ex Alejandro e Aiman DL, da Aiman Monicione, è Fausto Gladici suo allevatore e Giulia Sorrentino è la sua proprietaria. Mohai, medaglia d'argento, campionato stalloni. Ed ecco la medaglia d'oro, il gradino più alto del podio del campionato italiano va a Jamal Dimar. Maraj per Kaliena Jamal e Ali Jamal in pedigree. Franchini Marco, l'allevatore, la società agricola Tre Stelle, la moglie Cristina Culin, quindi la famiglia di Franchini Marco è il proprietario allevatore di questo stallone che porta il titolo di campione italiano 2020. Vince anche il voucher che l'Arabian Show Tour di Gianluca Martini. Grazie a tutti, complimenti ai vincitori. Noi vi auguriamo un buon rientro, un appuntamento all'anno prossimo, probabilmente in questo stesso centro, per un altro campionato italiano. Arrivederci a tutti, grazie a tutti.